Vai, bello. Adesso devo solo aggiungere un po' di luce perché sennò vedo il tubo. No, no, stai pure, ci resta solo questo qua. E alzo la tapparella. Come se non bastasse. Faccio andare anche un po' di incenso che ci aiuta anche per dopo. Questo qua, questo strano divano qui. Mi piacciono gli incensi? Buoni questi. Questo è proprio resina pura, eh? Non è che sia delle fiume, in mente delle fiume. Sai, adesso i motivi sono molto chimici, difficile trovare un incenso. Eh sì, infatti uso questi per quel motivo, perché questi qua sono resine e basta. Uso il fornellino da campeggio. L'incenso andrebbe arso dal punto di vista teurgico come elemento, si bisognerebbe farlo ardere, dicono, con il carbone. Con le braccia proprio. Però così lo brucio, se dovessi usare le braccia poi finirebbe che il pigrizio, peraltro, lo brucierei una volta su cinque rispetto alle volte che decido di bruciarlo, quindi preferisco usare questo e fare palliativo di questo tipo. Allora, vediamo se riesco a organizzare questa seconda incontro che stiamo facendo e che volevo. Normalmente nell'altro corso, nel secondo incontro, parliamo di energia. Perché questa struttura psicologica che abbiamo accennato la volta fa, la volta scorsa, comporta, come già sai, perché tu hai avuto l'impressione di saperla già, la cosa mi induci a parlare a volte un po' così, dire tante informazioni usando dei termini come se dovessi già per forza conoscere, ma non è detto. Anche perché tanti sono termini un po' gnostici, quindi... L'ego comporta una meccanica, l'ego è la radice della meccanica, quindi si suol dire che se noi siamo uno schema, certo, questi pennelli fanno veramente schifo. Se noi siamo uno schema, siamo questo, e dentro siamo costituiti da tanti io che sono tra loro organizzati secondo una struttura, se vuoi, gerarchica, eccetera. Tanto per dare un'impressione, no, di quello che può essere, questo c'è un collegamento, qui c'è un collegamento, questi si collegano. In qualche modo, se tu in un dato momento trovi, non lo so, apprensione perché qualcuno sta facendo, mettiamo che un tuo amico sta, prende la macchina e ha la macchina nuova e siete lì al parcheggio tranquilli che chiacchierate, passa, arriva un altro vostro amico e dice: ah, c'è la macchina nuova, facciamo la tirata sul vialone. E lui ti dice: vieni anche tu, e tu gli dici: no, non vengo, sto qua. Però mentre lui va, ovviamente hai un po' di apprensione, magari perché si dove va, perché, dove, come, per tanti motivi. Le motivazioni che ti muovono, in questo caso ti muovono sul piano emozionale, ti muovono pensieri, ti muovono anche addirittura forme istintive, perché potresti sentire una pressione a livello quasi viscerale, no? Da cosa sono causate? Siccome l'io si manifesta attraverso quelli che avevamo già accennato essere i cinque centri di comando della macchina umana, uno può vedere che in questi, uno di questi cinque centri, centro emozionale, centro mentale, stanno avvenendo delle cose. Chi le causa? Un io. Allora possono essere tante cose. Può essere il fatto che sei in apprensione perché hai paura che succeda qualcosa e si faccia male. Può essere in apprensione perché temi che il tuo amico, facendo questa cosa, poi scopre che è un'imbranata alla guida e sai che lui è un paranoico e che ci tiene un sacco a fare una bella figura perché c'è di tua sorella che lui gli va dietro. Non, ci possono essere una serie di implicazioni che comportano l'emozione, e ovviamente a ognuno di questi ci può essere anche l'invidia. Mettiamo che sei preoccupato che lo faccia perché, facendo vedere che va più veloce, dimostra qualcosa meglio di te, che sia meglio di te, per cui c'è di mezzo l'invidia. Ma l'invidia magari si collega a qualche altro io, che può essere la vanità, per esempio, no? Per cui sono dei collegamenti trasversali. L'io si collegano sempre trasversalmente, ma non solo questo, ce ne possono essere anche altri di io collegati, no?
si collega trasversalmente, ma si collega anche verticalmente. Verticalmente si collega alla radice dell'io. Cioè, quell'invidia a cosa è collegata? Perché ti si è prodotta? Cioè, dove hai imparato tu a essere invidioso? Allora, nell'istante potrebbe venirti in mente che tu di natura sei sempre stato in competizione con tuo fratello e che lui alla fine poi riusciva sempre a farsi più amici di te perché tu non eri capace a fare le cose. Allora questo ti ha aperto una situazione in cui inconsciamente gli ti ha dato un impulso a attenzione, sta per verificarsi cosa? Quella cosa spiacevole che ti era già successa. Perché è sempre un'impressione antica che dal nostro inconscio governa la nostra vita dell'oggi. È il vecchio che governa l'oggi, no? Per cui nell'analisi verticale, più sei abituato a fare l'osservazione e se hai imparato a sviluppare una specie di intuizione interna, e più in un istante, non è un ragionamento, ma in un istante, tu inizi a vedere questo, oppure più in profondità riesci a vedere questo e man mano uno fa i lavori riesce a vedere anche più a fondo, fino a perdersi in una specie di nebbia che è l'inconscio, no? Perché tu non sai bene poi dove va, ma in realtà vai molto indietro, va quasi a quando eri bambino e addirittura anche prima delle altre esistenze potrebbe arrivare, però poi ci sono dei muri e dei varchi che devi fare e che potresti non riuscire a fare fin tanto che non elimini questo, poi elimini questo. Quindi noi in prima istanza cosa eliminiamo? Il dettaglio. Il lavoro di morte, ti puoi parlare anche avanti su come si fa sul dettaglio. E il dettaglio che vedi, quindi oggi hai visto questo, domani dirai, ma cavolo sono ancora invidioso, però elimini il dettaglio dopo. E si fa anche sul gli io collegati orizzontalmente che si attivano in quel momento. Che oltre alla vanità possono essere aspetti della paura, che sono ancora degli io, ma legati a degli io, possono essere tante cose. L'esempio che ho usato in realtà forse un po', tutto sommato non è proprio dei migliori. E ciascuno, anche questo, avrà la sua ramificazione. Quindi l'analisi dell'ego si fa in via orizzontale e verticale. Queste però, questo io si è sviluppato in contrapposizione a un evento esterno. Per cui questo può essere considerato come lo stato interiore che si contrappone all'evento esteriore, di un determinato evento che a sé non ha un significato, né bello né brutto, mi piace, non piace niente, è un evento e basta, una descrizione fredda. In realtà l'essere umano normalmente non vive mai gli eventi esterni come un fatto in sé, ma li vive nella misura di come li vive dentro, quindi a seconda di come lo vive dentro, quell'evento è bello, è brutto, addirittura lo interpreta diversamente, lo può considerare sì da un lato una situazione bella, una situazione brutta, ma addirittura tende a modificare l'evento, cioè lo vede diversamente. Addirittura se a qualcuno gli chiedi, ti ricordi quel giorno lì? Questa persona si ricorderà alcuni aspetti di quel giorno, magari tu te ne ricordi altri, e forse nessuno dei due hanno notato qualche altro aspetto che invece poteva essere addirittura più interessante per la coscienza che non quelli lì, perché lì osserva fondamentalmente solo quello che gli interessa. Giungendo anche, non solo nella memoria, a modificare proprio il fatto. È risaputo, e lì c'è un film che si chiama Buzzer con Bashir, che è bello, un film basato, è una specie di animazione, però riporta i fatti della guerra che c'è stata in Beirut, a Beirut, no? Vista dal punto di vista degli ex soldati che ha combattuto lì, dove c'è stato un eccidio drammatico di civili, no? Molto bello perché appunto c'è un passaggio soprattutto che parla della memoria e del ricordo, di come la memoria sostituisce a comodo determinate cose, fino anche a creare, non soltanto cancellando cose che non vuole vedere, ma addirittura creando cose che non esistono, di cui la persona poi alla fine è convinta che siano così. È vero. Fino anche appunto che siccome noi siamo il risultato di quello che pensiamo di essere, stati, l'io penso, cioè è il risultato, l'idea che abbiamo di noi, deriva dall'idea che ci siamo fatti di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, tutte queste cose. Per questo che una persona che ha fatto tante cose, ha avuto molte esperienze, di solito va in giro con un io, l'io dell'uomo vissuto, della persona che la sa lunga, no? Se gli cancellassi questo, lui perderebbe sostanza e convinzione, proprio perché è l'io. Allo stesso modo, però, tante cose che noi ci siamo, dell'idea che ci siamo fatti di quello che abbiamo vissuto,
magari alcune cose ce le siamo proprio completamente inventate, questo è il paradosso, non le abbiamo mai neanche vissute, dei dettagli, delle cose, dei comportamenti che abbiamo tenuto, forse non li abbiamo mai fatti. Siamo arrivati al punto di enfatizzarle in un modo tale che si potrebbe dire che non sono neanche veri. Comunque sia, noi siamo lo stato interno, non siamo l'evento esterno. Per questo che la dinamica di relazione tra noi, appunto lo stato, il nostro stato interno, e un'altra persona, cioè un altro stato interno, diventa una dinamica che è sistemica, cioè il sistema sociale, che è la somma degli individui, tutte le tendenze sociali, perché è giusto fare una cosa, non è giusto fare un'altra, come la pensa la gente, il mondo, le sue determinate cose, le tendenze, il gusto e tutto, del sistema. Il sistema è la somma di tutti questi. Quindi in fondo il sistema, l'idea che il sistema ha del mondo, non è la somma degli eventi, che sarebbe un'idea oggettiva, ma è la somma degli stati interni, che è un'idea soggettiva. Idea soggettiva, collettiva, che si perpetua e si autoamplifica. Vuol dire che siccome sono milioni le persone che hanno condiviso e si trovano più o meno d'accordo sul fatto che siamo in questa determinata maniera, che anche una persona pura che si trova e casca in questo sistema da un giorno con l'altro, viene coinvolta energeticamente a pensare allo stesso modo. Quindi l'io di una nuova persona che è arrivata e si aggiunge alla catena, quest'io tende a prendere la forma degli altri io. Se ne accorge, prova a cambiare forma. Una forza specifica, che viene definita come livello entropico, forza dell'entropia, tende costantemente a riportarti allo stato medio. Come dire, se questo è il livello medio, se tu in un dato momento fai uno sforzo e ti elevi, si sviluppa, nella misura in cui ti allontani, una forza proporzionale a quanto ti allontani, che ti tende a riportare qui, non più in basso né più in alto, lì ti tende a riportare. Quindi lo fa anche al contrario, cioè anche questo livello, questa forza, in una forma meccanica si difende, cioè l'io difende se stesso, il suo senso vita, per il fatto che se non ci fosse, le persone, per esempio, invece che salire, alcuni soggetti potrebbero scendere, arrivare al punto di avere comportamenti estremamente efferati, assurdi, e perché la società li tollera. Ecco, la società, non tollerando questi, non tollera neanche gli altri. Cioè, la società è una meccanica cieca, come un mondo governato da macchine, dove non succede mai niente, non c'è criminalità, perché appunto non c'è umanità. Non c'è, se vuoi, sotto un certo aspetto, il libero arbitrio. È apparente il libero arbitrio, perché in fondo, se tu ti discosti dal senso comune delle cose, l'entropia ti riporta subito a quello. Su cosa agisce l'entropia? Sull'io. L'io è dentro qui, è dentro qui, è dentro qua, è dentro anche qui. Noi abbiamo milioni di io diversi, che a modo loro sono addirittura stati creati alcuni dalla società, cioè il sistema crea un io, tu ce l'hai installato dentro, per mezzo di quell'io la società può esercitare la sua forza entropica, se no non avrebbe modo. Come faccio a farti sentire a disagio se andando in giro con i braghini rossi a qua, bianchi, in giro per Milano in inverno? Cos'è quella forza che ti fa sentire sbagliato? Che ti dice che qualcosa non va? Che non puoi andare a un colloquio, non puoi entrare in un bar, cioè teoricamente non puoi neanche passeggiare. Sì, passeggi da solo, puoi metterti in panocchio e fregartene, ma se devi fare qualcosa, entrare in relazione con qualcuno, se un altro chiede un'informazione, questo ti guarda, la macchinetta gli scatta dentro, dice questa è una persona strana, è qualcosa che non va, cioè ti mette un'etichetta. L'io, il nostro io, non si sente a posto finché non arriva a livello entropico, cioè non fa quello che gli altri si aspettano, fondamentalmente. E questa è la grande gabbia. La grande gabbia dell'io è quella lì, che ti effettua un condizionamento costante e che in sé, anche se fosse un comportamento che non ha niente di male, perché non posso mettere i pantaloni, perché questo a volte mi sento dire in questi casi, allora dovrei andare in bermuda. No, non è che al posto di un comportamento devi attuare un altro, perché entrambi sono una regola. Quindi non sono coscienza. Il fatto è che dovresti riuscire a sviluppare una capacità in cui dentro di te, nella tua psiche, non senti più quella forza. Cioè sei libero, ma effettivamente, non a parole, sei effettivamente libero. Libero di vestirti come ti pare.
a chiunque tu vada a dire, ma tu ti vesti di moda, lui ti dice, no, no, io ho scelto io di mettermi questi pantaloni. Che inganno assurdo, eh? Hai scelto tu, ma come si dice, la struttura interna dell'uomo, della psiche, è uguale alla struttura del sistema. Le meccaniche che regolano la struttura del sistema sono le stesse che regolano la struttura interna. Un po' come dire che noi abbiamo un io e fuori, nel nostro interno c'è un io e nel nostro esterno c'è una situazione sistemica dentro la quale siamo fusi. Come dentro, così è fuori. E in qualche modo il famoso sioma ermetico, come in alto, così in basso, trova una manifestazione assoluta anche nella meccanica che ci riguarda, cioè non solo nelle strutture della realtà e della coscienza e della divinità e dell'alto, del basso, del cielo e degli inferni, ma anche nella struttura dell'io. Pertanto, se io voglio veramente uscire da una situazione sociale che non mi piace, non posso, non devo fare altro che eliminare l'io, non eliminare la situazione. L'io è collegato a una situazione, io devo eliminare l'io, perché se non elimino l'io, mi si riformerà quell'io, non c'è verso, capisci? Se io elimino la situazione, io, questo io, tenterò di cercare un qualcos'altro, perché la relazione sistemica rimane costante. Le meccaniche di questo tipo, e questa è un po' la base su come funzionano, ci rubano energia, e questa è la cosa più interessante in questa lezione che parla appunto di energia. Cioè, questo fenomeno comporta un costante lavoro dell'io nel tentativo di compiacere. Compiacere negli aspetti anche più innocenti, apparentemente, però noi dobbiamo avere l'io deve avere la sua sicurezza che è a posto rispetto a quanto gli altri si aspettano da lui. Ed è costante. Come ci viene proposto una cosa, detto una cosa su di noi, che l'io non gli piace perché lo porta lontano dall'idea che si è fatto di sé, si giustifica subito, si giustifica, si difende, reagisce nel tentativo di convincere la persona al punto che, se una volta che è convinta, va bene, allora anch'io finalmente potrò essere quello che sono. Perché se l'esterno non è convinto dell'io, l'io non si sente reale. L'io si sente reale quando tutto ciò che c'è fuori, come specchiandosi, gli dice che lui è così. Quindi una persona, per sentirsi importante, una persona di successo, di solito che fa? Si circonda di status symbol, simboli di stato sociale. Belle macchine, bella casa, addirittura non gli interessa neanche essere innamorato, ma vuole una donna bella da ostentare. Tutti questi aspetti servono all'io per sentirsi quella cosa che a lui piace essere, cioè si è fatto un'idea di sé come una persona di vincente, di successo, eccetera, e vuole essere così, e si deve specchiare in questo modo. Tutto questo lavoro porta via un sacco di energia. Siccome si parte da un presupposto, e su questo Castaneda era stato abbastanza chiaro, quindi di solito uso il suo esempio, che dice che noi nasciamo con un'energia, cioè la nostra energia, facciamo un discorso al contrario, mettiamo che noi oggi siamo questo, e abbiamo energia 10, il range va da 1 a 100, mettiamo, il range dell'essere umano va da 1 a 100, noi abbiamo energia 10, l'energia che abbiamo in questo momento, nell'istante, oggi, in questo momento, dipende da tre cose: l'energia natale, cioè quanta avevamo quando siamo nati, mettiamo che ne avevamo 20, come abbiamo usato l'energia e come la usiamo oggi, per cui sono tre: l'uso, energia in uso se vuoi, e energia nell'istante, nel momento. Castaneda usava altri termini, però tanto ci capiamo. Sono tre aspetti. La cosa più interessante è che uno dice, bene, allora la mia energia natale è molto importante, perché oggi in qualche modo dipendo da quanta energia avevo quando sono stato concepito, però siccome noi sull'energia natale non abbiamo nessun potere di controllo in questo caso, perché si dice che derivi dall'intensità con cui è stato compiuto l'atto sessuale procreativo, io che ci posso fare se quel giorno mia madre non ce la voglia? Niente, quindi vi piglio quello che ho. Quello che invece possiamo notare è che l'energia di oggi può essere strategicamente incrementata a un livello tale da poter fare tutto quello che ci serve, per cui non è mai un problema l'energia natale. Come non è, se vuoi, neanche un problema è il fatto che noi durante la nostra vita, per esempio, abbiamo imparato a distruggere l'energia.
Tipicamente, per esempio, il contrario, se uno nasce con energia 100, ne ha talmente tanta che il sistema sociale, che di solito ha energia 10, 15, mettiamo indicativamente, primo fra tutti i genitori, i parenti, gli educatori, come vedono uno energia 100, gliela mangiano. Perché ne ha tanta e gliela mangiano. Quindi lui praticamente ha imparato a vivere facendosi mangiare energia. Quando ce n'è in eccesso, siccome è abituato a buttarne via a chili, cerca di sprecarla in qualche modo. E la maniera di solito tipica che si apprende in adolescenza è l'aspetto distruttivo. Quindi o diventi molto rabbioso, per cui scatti di ira frequenti, insicurezza, complessi mentali, difficoltà mentali e tutte queste cose che sono derivanti dall'eccesso di energia allo scopo di disperderla. Come anche sviluppare meccanismi egoici che si riflettono sul tuo sociale, come abbiamo detto, l'interno e poi l'esterno, meccanismi egoici secondo i quali tu avrai sempre intorno a te dei parassiti. Gente che si serve della tua energia perché le dici una poca. Quindi avere 100 di energia natale a volte è quasi una croce, perché è difficilmente quando tu avevi 100 hai incontrato persone che ti aiutassero a conservarla, più facilmente ci hai trovato persone che ti hanno convinto a buttarla via. Tipicamente, imporre a un bambino, non lo so, molto irrequieto di star seduto con la forza, o dire, non so, tu devi stare zitto perché solo gli adulti possono parlare, cose di questo tipo, un po' come viene espresso in maniera carina dal libro della profezia di Celestino, dove spiega questa dinamica dove il bambino viene umiliato dall'adulto che gli impone il suo potere, perché l'adulto ha il potere di distruggere un bambino, basta trascurarlo, già il fatto di negargli la sua attenzione o biasimarlo, il bambino perde un sacco di energia. Anche il fatto che sì, io ti stimo molto, ti stimo molto, ti stimo molto, lo pone in una condizione di squilibrio costante al bambino, in cui vive per la tua approvazione, nel momento in cui appena ti dà un po' fastidio tu gli dici però così mi deludi. Il bambino non vuole soffrire, siccome lì non vuole soffrire in sé, il bambino impara a correre dietro ai tuoi capricci, quindi la mamma magari c'ha il capriccio del cavolo perché è arrabbiata con l'amica, è arrabbiata col marito, quello che sia, il bambino deve per forza stargli dietro per tutto quello che dice, perché sennò la mamma non sgrida. Per motivi che solo di rado sono direttamente collegati alla cosa, no? Viceversa, chi nasce con energia 10, bassa, o addirittura 2, siccome sin dall'inizio lui è fregato, spesso intorno tutti hanno più energia e gli danno più energia del normale, lui impara a vivere in un ambito dove ha più energia e può darsi, non è detto, che sia più bravo a gestire la sua energia. Quindi, se io oggi questo bambino trova una maniera, e qui servono le metodiche strategiche, l'arte dell'agguato di Castaneda, trova una maniera di risparmiare e incrementare l'energia, lui avrà 10 ogni giorno in più e sarà capace di tenerseli. Quindi, sotto un altro aspetto, è una persona che è più, se vuoi, capace, è più portata. Vero è anche che tu puoi fare solo ciò che è nella misura della tua energia, cioè il tuo potere, che è un po' collegato con l'energia, no? Se pertanto tu hai energia bassa, difficilmente ti inizierai a fare cose. E poi subentrano altre dinamiche psicologiche tipiche della persona che nasce con poca energia. Tra le tante, l'io si sviluppa nella misura di quelle delle tue potenzialità, quindi per stare bene l'io di una persona 10 è un io gregario. Non ti sentirai mai tu a dover fare una cosa. Di solito uno che nasce e cresce con energia 10 facilmente ha bisogno sempre di qualcuno che gli dica cosa fare, e questo a livello psicologico è un grande ostacolo per uno che inizia a fare questa cosa. Comunque noi siamo qui e stiamo iniziando a fare questa cosa, quindi ce ne possiamo fregare cosa è successo prima. Se tornassimo indietro cosa faremmo, chi se ne frega, no? Guarda cosa si fa adesso. E oggi la cosa interessante da notare è che l'io si basa su una questione di migliore o peggiore, cioè una specie di scala di importanza sociale che è alla base di molte dinamiche energetiche. Per dire in qualche modo, la cosa interessante è che mettiamo che tu hai un'autidea,
un'autoidea che deriva da lì. Cioè, tu hai un'idea di te stesso, dici io sono una persona che fa un determinato lavoro, non prendiamo il caso personale, immaginiamo una persona immaginaria che fa un determinato lavoro, ma non l'ha mai cambiato, per esempio. Ha iniziato a fare quel lavoro a 18 anni e si trova a 40 che sta facendo ancora quel lavoro, non ha fatto particolare carriera, però diciamo che è rispettato nel suo ambito. Quindi ha un'idea di sé di una persona per bene, costante, affidabile, che sono tutti aspetti pregi, no? Se vuoi. Però la persona in sé sa di quante volte ha sognato di fare un'altra cosa o di buttarsi e provare a fare quel concorso per fare carriera o di iniziare a studiare. E come nell'ambito lavorativo, in tutti gli ambiti della nostra vita siamo un po' in questa condizione. Quindi questo da cosa dipende? Dal fatto che questa persona, per esempio, ha un'autoidea, introducendo ancora un parametro da 1 a 100, ha un'idea di se stesso 20 nell'ambito lavorativo. Che succede? È lì e nell'ambito lavorativo sta andando verso un'altra persona, va verso una persona, lei ha 20, incontra un'altra persona che sta andando verso di lei. Nel mentre arriva deve l'io dare un numero a quella persona, deve sapere quant'è quella persona, perché a seconda di quello che è, secondo una dinamica che è simile a quella del branco nella natura, deve sapere se deve mettersi sotto o sopra. Questo è abbastanza mostruoso ed è la base di molte dinamiche, perché anche se noi non ce ne rendiamo conto è così. Quindi per renderci conto sulla forma macroscopica, siccome le variabili sono veramente tante, è più complicato. Però restringendo il campo, per cui diciamo lavoro, siamo nel campo del lavoro e già abbiamo ridotto la questione. Entriamo dentro un ufficio di 20 persone, così abbiamo ristretto ancora, perché sennò ci confondiamo anche di più. Entra un nuovo collega, hanno assunto un ingegnere, io magari sono un ingegnere, assumo un altro ingegnere, non so niente di lui, mettiamo anche che non l'ho mai visto. Inizio a farmi idee su di lui ancora prima che lui entri. Ma che tipo è? Ma non lo so, si è laureato da poco, dicono che è uno abbastanza in gamba, però è uno anche un po' strambo, è uno estroso, che gli piacciono le idee, non so, di New Age, non lo so, quello che sia. Ti danno un'idea di un certo tipo. Tu, in misura di come sei fatto, gli attribuisci già, intanto, diciamo, a matita, inizia a scrivergli sotto qual è, secondo te, la sua idea. Per comunità gli dai 15, gli dai sotto. Infatti il suo giudizio nei suoi confronti è un po' altezzoso, cioè ti senti sopra. Lui è più o meno così, ah sì, vediamo, insomma, ci mancherebbe che me lo mettono qua a lavorare vicino a me non mi deve venire a mia cosa devo fare io, perché io, insomma, sono vent'anni che lavoro qua, perché vabbè, questo è quello di vent'anni, ma è quello di prima. Poi me lo becco davanti, e qui è un problema, perché c'è lo scambio a livello di potere. Se lui ha più potere e più energia, riuscirà a convincermi, a prescindere dagli elementi razionali, di cui io credo che siano tanto importanti, in realtà sono abbastanza aleatori, che lui non è 15, lui è 40. È come se fosse un Einstein giovane. Tu sei in presenza di Einstein quando si era appena laureato, a parte che non mi ricordo neanche quando si era laureato. Quindi. Comunque, mettiamo che sei un Einstein appena laureato, tu sei un ingegnere che dopo 20 anni ancora è lì come un pirla, a fare i calcolini della solita scrivania, eccetera. Evidentemente Einstein a 20 anni è un mostro, una potenza lì davanti a cui tu devi quasi quasi curarlo, perché no? Un dono dell'umanità, una cosa del genere. Quindi di colpo questo sventa a 60, boom! Solo che il problema è che mettendosi una 60, i tuoi colleghi, che erano uno a 30 e uno a 35, e loro li hai sempre trattati come persone importanti, se lui è 60 lo consideri meglio di loro. Si crea una dinamica immediata in cui per forza di cose devi dare più credito a uno e meno all'altro. Tu ti metti sotto lui, ma devi sentirti anche sotto questo qua. E se questo invece pensa di essere sopra? Succede un casino. È la classica situazione in cui sei in mezzo a due persone, tu vuoi compiacere quello, ma vuoi compiacere anche lui perché sei sotto tutte e due, solo che lui vuole mettere quello sotto di te. Succedono dei casini allucinanti sotto questo aspetto, e questa è anche la dinamica che avviene nei gruppi spirituali, che per come siamo messi ritengo che sia abbastanza importante. C'è un altro per un aspetto, il guru, è lì la cosa più interessante.
Il guru non è necessariamente l'unico guru, l'osho, con sotto tutta l'istituzione di osho. Il guru è anche spesso quello che si è messo sotto il pezzo grosso. Quindi quando tu entri in una gruppo, in una struttura, la struttura per forza si deve disporre in forma piramidale, che sia la struttura lavorativa, il tuo gruppo di amici, di amicizie, eccetera, o la relazione del gruppo spirituale, cioè le persone con cui hai una relazione spirituale. L'io tende a fare questa cosa. Quando si verifica, tu puoi star certo che in quella situazione spirituale che stai vivendo non sei vero, cioè non sei reale, non stai usando una coscienza. E con tutta probabilità, se tutto si stabilizza e funziona tutto, vuol dire che tutti hanno accettato l'io all'interno di questa struttura, compreso il guru. Vuol dire che se tu ti metti sotto lui e c'è un altro tuo amico, che evidentemente magari tu sei 20, lui è 60, tuo amico 10, lui è sotto di te. Tu entri in un gruppo spirituale e allora ti senti in diritto, per esempio, di parlare e dargli i consigli. Ma lui potrebbe non avere questa idea della cosa. Magari lui si sente 30 e pensa che tu sia 20, però ti fa tanti complimentini per farti intendere che lui è modesto. E queste sono tutte dinamiche dell'ego che portano via un pacco di energia. L'unica maniera per non entrare in queste dinamiche è tentare di fermare, osservare, sì, di fermare questo qui all'esterno. Questo è il tuo interno, tu non devi stare qua, perché sennò lucubri, non vedi, sei dentro l'io che lucubra. Non devi neanche affascinarti con l'esterno, perché sennò è il tuo io che proietta sull'esterno quello che vorrebbe vedere. Bisogna porsi in uno stato neutro in cui tu sei in grado di vedere da un lato quello che provi tu, dall'altro quello che c'è esternamente. Ma la caratteristica fondamentale è che se sei veramente in mezzo non provi più il sentimento, come l'hai definito da Maestro Samael, il sentimento dell'io, che è presente sia di qua che di qua. In quello stato tu vedi il sentimento dell'io, ma non sei partecipe al sentimento dell'io, non sei identificato col sentimento dell'io, e questo comporta che non consumi energia, per dire in qualche modo. Ma poi tu prima un po' accennavi una cosa, una dinamica di questo tipo, cioè se tu riesci a vivere una determinata situazione senza farti logorare, vuol dire che stai iniziando a mettere da parte energia. L'energia che ne deriva puoi usarla per avere più potere e fare cose più grosse, per cui è una via in crescita, una spirale in crescita che ti porta ad avere sempre più a disposizione energia per fare queste cose. Questa spirale a volte si sviluppa dentro l'io, potenziando un io. Quindi tutta l'energia nuova che prendi la dai sempre soltanto allo stesso io, che di solito ha a che fare con la mitomania. Non ci vuole molto associare la mitomania a una specie di incremento esponenziale del tuo credito che dai a te stesso. Vuol dire, quel tipico esempio è questo: io sono qua, sono 20, mi considero 20, arriva quello a 60 e dico lui è 60, e lui dice bravo, a me, bravo, 30, subito, divento 30. Prima in parte a me c'era uno che anche lui era 20, era mio fratello, pensa sì, io e te siamo sulla stessa via, più o meno ci capiamo, ma detto bravo, che... sì, ma tu non, ma non puoi capire, adesso guarda, te lo spiego poi te lo spiego, se capisci, non lo so, ma questo è per chi può capire, capisce, che non può capire, non... e inizia a dire cazzate di questo tipo, perché in realtà tu sei ancora più di prima, soltanto che lui ti ha detto bravo, ti ha dato un'idea di te che devi per forza essere più bravo. Sì, sei il guru, ma adesso che sono bravo si vede che mi ero sbagliato su di me, io sono più bravo di quello che pensavo. A volte è addirittura esplicito, cioè a volte il guru ti dice proprio: so, tu sei una persona speciale, tu ancora non lo sai, ma tu hai un grande compito. Ancora non lo so. Ah, io pensavo 20, invece ho un grande compito. 40, cacchio, grande. Quanto grande? Grandissimo, sarei la guida di 50, porca puttana. 50 potenziale me li do, così. No? Ok, un bel 50. Questo, agli occhi di tutti, necessariamente, questo è l'aspetto forse più interessante del suo discorso, dovresti risultare un risultato.
cioè tutti quelli che erano 10, 20, 15, 20 che parlavano con te in un dato momento, vedono che, che ti comporti da 50 e dicono: perché si mette a fare il capo, si mette a fare questo qui? Qualcuno per orgoglio, peraltro, potrebbe anche notarlo. Il problema è che noi ci facciamo convincere dall'apparenza, se no al rappresentante non lo obbligherebbero ad andare in giro vestito come una brava persona. Come una persona seria, educata, composta, pulita, affidabile. Importante essere puntuale, è un appuntamento al cliente, non puoi arrivare di troppo in anticipo perché sembra che hai bisogno di lui. Non puoi arrivare in ritardo perché sennò si incavola. Devi arrivare puntuale, possibilmente leggermente in ritardo, con calma. Come dire che tu non te ne frega niente, però tu sei una persona appunto, hai detto che arrivare a quell'ora e arrivi. Ecco, 2 minuti di ritardo, vedi, con calma. Non te ne frega niente. C'è tutta una apparenza che ha la persona che ti dà l'idea di quanto lui è, di questa apparenza si basa sull'autoidea. È la nostra facciata che proiettiamo verso l'esterno, che ha, per proiettare abbiamo bisogno di energia. Quindi chi ha carisma, pensa di te di sé che è 60, ma proietta una facciata da 60 e ti convince che è 60. Tutti quelli che arrivano lì lo vedono e pensano di lui che sia una persona importante. Lui li convince per carisma, gli proietta l'idea di sé, che lui ha di se stesso alla persona. Questa idea che io ho di me, abbiamo detto prima, a sua volta è creata da quella che io mi faccio, da tutte le persone che ho intorno, tutti mi dicono che sono bravo, io penso di essere bravo. Vuol dire, e la dinamica diventa sinistra, che quando una persona è in una posizione, anche, ma anche lavorativamente, che tutti iniziano a dargli credito, lo convincono che lui è importante. Lui a sua volta sarà più sicuro e siccome è più sicuro sarà più convincente. Convincerà più persone che lui è importante e diventerà assodato che lui è importante, non sarà più opinabile. Se invece la persona fosse insicura, tu gli puoi fare tutti i complimenti che vuoi, ma lui non sarà mai molto convincente, quindi arriva uno nuovo e lo piglia pesce in faccia, poi dicono guarda che sei non deficiente, ma in realtà, ah vabbè, forse, ma non lo so. Capisci? C'è una questione di apparenza che ha a che fare ancora una volta col potere personale. Queste sono tutte meccaniche dell'ego, meccaniche su cui l'io alla fine si deve porre lungo una scala. Una scala in cui lui si mette in un livello e necessariamente ci sarà qualcuno sopra e qualcuno sotto. Per questo motivo alcuni saggi dicono che noi non potremmo mai vantarci veramente di considerare tutti come nostri fratelli e tutti come nostri pari, cioè ostentando una specie di modestia, se stiamo ancora pensando che qualcuno sia sopra di noi. Dal momento che noi mettiamo qualcuno sopra di noi, metteremo qualcun altro sotto, perché abbiamo accettato la gerarchia. Io sono meglio e lui è peggio. Quando poi ci parleranno di una via spirituale, non necessariamente dovremmo pensare che c'è qualcuno che è meglio spiritualmente e qualcuno che è peggio spiritualmente, portandoci ancora una volta in una condizione da cui noi non possiamo uscire, perché il cambiamento di posizione all'interno della gerarchia è solo prodotto da me. L'autoidea, l'idea che ho di me, che mi consente di quantificare e qualificare per poter salire o scendere, l'autoidea è prodotta dall'io, che vive di esperienze fasulle, di specchio, vive di proiezione, vive di soggettività. Quindi se io dice, ma però quello lì è un maestro, io devo considerarlo meglio di me, l'utilità? Perché se tu non lo consideri meglio di te, l'ego ti dice che dovresti considerarlo peggio, o pari, ma pari, peggio o, sotto, o meglio, sono tre aspetti meccanici. La verità è che siamo fondamentalmente un'unica forza, dal punto di vista spirituale, è un'unica forza in azione. Che ci sia una persona che dice una cosa a un'altra, o uno si siede col suo esempio, crea uno stato di silenzio e di pace in tutti, perché tutti parlano, poi qualcuno ha potere, si siede, sta zitto. E piano piano, dopo un minuto, 5 minuti, stanno tutti zitti in pace. Ha creato, lui ha irradiato e li ha fatti stare tutti zitti, se vuoi. Ma lo scopo qual era? Non era lo scopo dell'uno, ma lo scopo di tutti che si è verificato. E non c'era uno sopra e uno sotto. C'è stato bisogno di questo aspetto perché si verificasse qualche cosa.
spezzare questo meccanismo? Per spezzare la catena, fondamentalmente, oltre a quella che è l'autoosservazione, che in sé rappresenta la maniera di fermare e bloccare questa cosa, perché l'autoosservazione ferma, condensa in un punto sia il tempo che lo spazio. Stare nell'istante, nel momento presente, è un atto di concentrazione, contrazione del tempo e dello spazio. In quel momento il tutto il tempo e tutto lo spazio è lì. Per questo che il momento presente è anche un momento di magia, è una porta, perché da lì tu puoi manipolare nel momento presente il tuo stato in forma totale. Quando uccidi l'ego? Quando puoi uccidere l'ego? Nel momento presente, in uno stato di presenza. Se tu sei in uno stato di presenza, sei cosciente a te stesso, in quello stato puoi uccidere l'io, come puoi eliminare un complesso, puoi creare una convinzione in merito a una cosa, puoi visualizzare e produrre un evento nella tua vita, puoi fare delle modificazioni che non hanno solo effetto, a quanto pare, in quel momento. Perché se io riesco a eliminare un ego, è come se all'oggi, sulla linea del tempo, e qui c'erano ieri, qua mi è successo qualcosa, ho prodotto un io, lo ritrovo oggi, lo elimino qua, è come se retroattivamente avessi cancellato le tracce di quell'io nel passato. Quindi nel momento presente c'è anche il passato, come c'è anche tutto lo spazio. Sotto un certo aspetto, nel momento presente io posso modificare il senso delle cose che ci sono intorno a me e modificare anche il futuro. La contrazione è totale, soprattutto a livello spaziale. Il momento presente consente di muoversi fra le dimensioni. Il momento in cui uno si sdoppia è un attimo in cui la persona cessa di essere identificato col passato proiettandolo sul futuro, saltando di fatto il momento presente, cessa di farlo, spegne la mente, osserva e basta, osservando e basta, sdoppiamento astrale, cosciente, io mi siedo, sono presente e porto la coscienza di là. Non è che porto la coscienza di me, che sono andato a dormire, cavolo, mi è successo un casino per andare a dormire, domattina cosa farò al lavoro? No, non vado a stare in quel momento. Se tengo ancora quel tipo di coscienza, io avrò ancora il passato proiettato nel futuro, sto facendo un sogno e andrò nel sogno, come andiamo sempre, noi andiamo sempre con quella dinamica. La dinamica diversa è una dinamica in cui tu sei presente con un nuovo tipo di stato, un nuovo tipo di coscienza nel momento presente. Nel momento presente tu passi lo spazio, cioè alteri la dimensione e vai nella quinta, che è la strada, ma ci vai ipse facto, cioè di fatto in quel momento, tangibilmente. Quindi non è un sogno, perché noi ci andremo comunque, ma non è un sogno, ma è un fatto, quindi tu sei. Quindi, togliendo un attimo questo discorso che è il momento presente, che è una maniera di rompere quel tipo di dinamica, perché se tu in quel determinato momento che dicevamo prima, dove ci sono tutte queste relazioni tra persone, tu ti rapporti con un tuo simile presente, vuol dire che non sei più squilibrato in avanti, che devo farmi per forza un'idea su di te per sapere io come comportarmi. E quello che farai, io domani non lo terrò a mente per farmi un'idea di te. Sai la tipica situazione che io vedo impantanati alcuni, spero di non arrivarci, sei impantanato anch'io, ma comunque ho visto nei 20 passaggi che sono in questo membano, queste cose, l'ho visti un po', ma alcune volte, molte volte, la situazione che si trova, di una persona che si trova col tempo poi ad avere un po' di persone che lui deve dirgli in qualche modo le pratiche, insomma chi segue i gruppi, si trova spesso impantanato in una situazione per cui prima, all'inizio, lo vedi spontaneo, cioè si presentava pure in mutande, ti riceveva in casa, che guarda tanto, sì, senti pure. Dopo diventava formale. Dopo inizia a assumere un formalismo, perché? Perché si chiude e inizia a preoccuparsi che ogni cosa che fa, come dicevo prima, siccome è ego che ha a che fare con ego, gli ego delle persone, se ti vedono che da un momento accendi una sigaretta, accendi una sigaretta, fuma allora, ma non serve, fuma allora, si può fumare, si può o non si può, capito? Sì, no. Non è mai che decidi tu, no, sì o no, e tu acquisti punti o perdi punti, è come dicono le ragazzine, no?
E tipo, così mi perdi 1000 punti, che poi è talmente spontaneo che è vero, perché perdi 1000 punti. Una cosa banale è che il fanfarone, quello bravo con questa cosa, che ha fondamentalmente solo una personalità di facciata, soprattutto tra ragazzini, ha molto successo con le femminucce tra ragazzini. Infatti, tipicamente, non so, le scuole medie, così, quello che tutte le ragazzine smaniano per questo qua è un fantoccione di solito. Lui lo sa anche. Io ho un amico che lui mi racconta che era un po' così. Oggi lui, nel tentativo di conoscere se stesso, prima di tutto ha dovuto rinnegare sotto un certo aspetto, comunque buttare via completamente quell'idea di sé che aveva, perché lui si rendeva conto che era tutta un po' campata in aria. Era fatta di aria, era fatta di immagine. Tutti avevano un'immagine di quell'immagine di lui, e quindi in qualche modo gli facevano anche dei ripetitori. Lui, quando andava in giro, tutti sapevano che lui era così, e allora ci stava comodo, ma il vero se stesso nessuno lo vedeva. Cioè, come era fatto dentro, non lo vedeva nessuno. E questo l'ha portato, ovviamente, a uno stato, in una determinata età, ha dovuto buttare via tutto. E nel momento, appunto, che tu sei e ti relazioni con una persona e non attui questa meccanica, percepisci e basta. Quindi, se anche la persona in quel momento sta male, è nervosa e fa una cosa per l'io sconveniente, tu, siccome non sei identificato nel tuo io che guarda un'altra persona e quindi ogni cosa che fa, bah, gli rimane un'impressione dell'io, non c'è questo continuo reagire. Osservare. È quello qua, tu sei vuoto, senza forma, perché sei in mezzo e dici, guarda, al mio io non piace che lui si comporti così. Guarda, lui si è comportato così. La persona, quello che fa e tutti i suoi atteggiamenti, non diventano la cosa il più importante della relazione. Perché posto in quella posizione lì, tu immagina se anche lui non è lì, ma si è posto in quella posizione. Dov'è? Qua, anche lui è qui, è lì con te. Cioè, praticamente siete tu e lui che parlate e dite, ma come siamo cucciati? Sì, ma che ne sei? Succede, tra amici di un dato livello, in certe situazioni superiori, elevate, che capitano ogni tanto, uno si riconosce in questa situazione, dove di fondo vedi tutta la meccanica del perché, per come, anche nel posto in cui sei, come reagisce alle cose, ma non gli dà nessun peso. E quando, anche se in quel momento uno dei due dicesse qualcosa di sconveniente all'altro, il giorno dopo questi due, le due anime, sono ancora quelle di prima, non badano minimamente a quello che ha fatto il suo amico ieri, che da prima era grande amico, poi adesso non vuole più vedere in faccia. Questa è roba del mio. Da questa posizione c'è una continuità stabile, se uno con l'esperienza di questo stato, cioè continuando a portare a questo stato, piano piano, non è una cosa istantanea assolutamente, ma lentamente inizia a sviluppare energia in questa posizione, cioè è come se lui consolidasse questa posizione della coscienza, che poi è una posizione che è la posizione della coscienza, è il centro in qualche modo, consolidare energia attorno a quella parte in maniera che un po' alla volta inizia a capire che lui è l'intimo. Sì, è come se acquisisse consapevolezza di sé. L'intimo un po' alla volta comprende che è lui, e questo è idealmente il processo che porta alla fine di un percorso iniziatico chiamato le tre montagne, già alla fine di quella che è la prima montagna, porta la persona a incarnare l'intimo. Ma tu incarni l'intimo quando tu sei già avvezzo, perché lo fai, a stare nel momento presente, a stare nel luogo senza forma. Questo, unito a un riutilizzo delle energie, dà potere all'io, all'intimo, che è un po' io sono di Saint Germain, che in questo modo mi è venuto in mente e ho fatto una gaffa. In certe discipline la coscienza veniva chiamata l'io in profondo, l'io superiore. E nella dottrina, per esempio, di Saint Germain, lui parla dicendo io sono, e usa questa espressione quasi in forma di mantra, ma per identificare non tanto la parte superficiale dell'io, ma quanto la parte più profonda, quella cosa che è a prescindere da come tu appari o pensi di essere, o come gli altri ti dipingono, tolto tutto ciò che resta, senza forma, senza giudizio, senza neanche un'individualità
io sono bello perché lui è brutto, perché tutta quella dinamica che ti ho detto si basa sul fenomeno della comparazione, che è una caratteristica della mente. La mente dice che una cosa è bella perché un'altra è brutta, o che io sono ricco perché intorno c'è gente che ha meno soldi di me. Infatti tipicamente in certi paesi d'Europa una donna che magari in Italia si ritiene bella arriva lì e non si sente più tanto bella perché sono tutte bionde e alte 1,90. Allo stesso tempo magari un italiano della mia statura che si sente un figo al suo paesino va in America e che sono tutti, no, che sono tutti i ragazzi, sono tutti alti 2 metri, tutti super palestrati, no tutti no, ma parecchi super palestrati, magari soprattutto in certe zone. In un college si potrebbe sentire anche una merdina, no? Tutto sommato, da un giorno con l'altro ti casca l'idea dell'io, perché uno si specchia e quello che gli si riflette contro non è più così bello, perde punti da sopra. Quindi una delle dinamiche è questa qui, che è quella di centrarsi per consentirsi di portare energia lì, perché noi dobbiamo cessare di dare energia allo sfidante dandola invece alla parte profonda nostra, quello che noi siamo, non allo sfidante che è la matrice meccanica che ci si è formata intorno. Man mano noi portiamo energia nel momento presente, la togliamo allo sfidante. E nella pratica una delle cose che logora l'energia dello sfidante è cambiare abitudini. Quindi fare, Castaneda dove finiva un po' così, Castaneda diceva che tutto ciò che conosciamo, per dire in qualche modo, è il tonal, tutto ciò che c'è all'esterno, tutto, all'infinito, è il nagual. Questa espressione intendeva dire che tu non puoi parlare nel nagual, non ci sono parole nel tonal per esprimere ciò che non è nel tonal. Tutto quello che puoi descrivere nel tonal è qualcosa del tonal. Quindi, se tu parli di Dio, stai ipotizzando che qua ci deve essere qualcosa. È come se noi fossimo dentro una bolla e oltre a quello che c'è nella mia bolla, il tavolo, le sedie, eccetera, intorno, un po' come nel film The Truman Show, te lo ricordi? Sì. Tu sei in una bolla, quindi hai tutte le persone della bolla. Quando vedi il cielo, ti fai l'idea del cielo sulla base di quello che vedi sulla parete della bolla. Non è il cielo in sé. È una rappresentazione che si proietta sulla parete della bolla. Quindi quando tu guardi Dio, in realtà non vedi Dio secondo la sua natura, che può essere pluridimensionale, in un altro mondo, ma vedi la sua proiezione tridimensionale, un concetto di Dio. Ah, infatti la persona nel tonal parla dell'ignoto sempre per mezzo di concetti. Più ne parla, più si accontenta dei concetti, quindi a un dato momento gli va bene avere quel concetto, prende il concetto, lo confronta con altri concetti e tutto il suo mondo continua all'interno del tonal. Però, sempre come il protagonista del Truman Show, navigando dentro il suo tonal, poi si schianta contro il limite del tonal. A quel punto lui aveva l'alternativa, se, vabbè, piano piano me ne ritorno, e rimango in mezzo e continuo a navigare nel mio tonale che comunque ha l'apparenza di essere infinito, perché in qualche modo per dove ti muovi ti sembra infinito il tonale, invece è chiuso. Oppure hai sceso dalla barca, no, il protagonista, e si è messo a camminare lungo il perimetro fino a cercare l'uscita. Camminare lungo il perimetro è un po' come dire che ogni tanto cammini con un piede fuori e un piede dentro. Hai ancora il senso delle cose che ti dà il tuo tonal, però ogni tanto, per puro gusto dell'ignoto, ti cimenti in qualcosa che non è tanto del tonal. Poi lo riporterai a te, perché al tuo piede dentro, e gli darà un'idea. Però è un'esperienza reale. Il fatto di camminare al limite destabilizza l'abitudine dell'io, perché l'io è ripetitivo e vive sempre in un campo abbastanza ristretto del suo tonal. Il fatto di fare cose che, per dire in altri termini, consideri possibili. Per esempio, noi consideriamo possibile andare in giro per il paese in monopattino. No, è possibile. Però non fa parte delle mie abitudini. È una cosa lontana dalle mie abitudini. Però è nel mio tonale. Perché nel tonale c'è tutto quello che io reputo possibile, compreso lanciarmi col paracadute o mangiare il cervello di scimmia.
Sì, nel senso che evidentemente la cosa più estrema, forse sotto quell'aspetto, è estrema per l'io, perché lanciarsi col parapendio, per esempio, è estrema, ma è estrema per l'io. Per un altro, da un altro punto di vista, forse non è così estrema. Mentre cambiare radicalmente l'abitudine dell'abbigliamento, magari è meno estremo dal punto di vista dell'io, perché vabbè, dice, un vestito vale l'altro, però io non ce la faccio dal lavoro così. Capito? È più estremo dal punto di vista del lavoro psicologico. Quindi l'idea è, ogni tanto, in piccolo, cambiare l'abitudine, abitudini che mi posso permettere di cambiare, per allargarmi fino al limite del mio tonale, dal quale, anche se mi allargassi solo da una parte, io comunque arriverei a toccare il mio limite. Quando lo tocco, rosicchiando, rosicchiando, andrò a ampliare il mio tonale, fino a includere nella mia esistenza, per esempio, cose che prima non pensavo possibili. E addirittura forse non conoscevo come possibili, non le conoscevo neanche. L'esperienza che uno potrebbe provare suonando potrebbe essere fuori dal tonale di una persona che sa cosa vuol dire suonare, ma non ha mai suonato. L'esperienza in sé è fuori dal tonale, perché non l'hai mai provata, non hai idea di come sia. Certo, però quando ti dicono perché non suoni? Non ti piace? Ma sì, mi piacerebbe suonare, però non me ne frega niente. Cioè, ti immagini quella sensazione immaginaria che ti fai tu e dici, ma tutto sommato non mi sento di dovermi cimentare a farlo, non credo utile questa cosa. Ma se tu lo fai, dopo che l'hai fatto, poi se ah, ma pensa, questo è quello che si prova. E questo è camminare ai limiti di tonale. Quindi ampli la tua coscienza, la tua consapevolezza delle cose. E quindi devo aggiungere un'altra cosa. Sì, che è l'aspetto logorante. Fin qui hai qualcosa No, da commentare? assolutamente. Ritornando invece a un passo indietro, appunto, quando ti scontri con un'altra personalità, con altre energie che tu vedi, che riporta la facciata di sé stante, magari quella non è. Cioè, il giusto approccio sarebbe quello di osservare senza dar giudizio. Giustissimo, una delle cose che tante cose che avrei potuto dire, non ho detto perché salto sempre da una cosa all'altra. Comunque, osservare senza dar giudizio e confrontarsi giorno per giorno, senza farsi un'idea fissa e standardizzata, ma provare ad alimentare la conoscenza giorno per giorno, Sì, penso. anche perché metti anche come responsabilità umana. Se adesso mi incontri e io faccio una cosa che secondo te è sconveniente, magari non è brutta o la persona scadente, no, è proprio una cosa cattiva. Il buono e il cattivo sono due parametri assoluti che di solito la persona difficilmente molla, anche quando lavora sull'io fa fatica a capire che sono dell'io anche quelli. Però vabbè, immaginiamo che tu dici, che cattiveria fare una roba del genere. Difficile distaccarsi da questa cosa. Nel momento in cui mi vedi fare una roba del genere, per assurdo, magari in quel momento io mi sono proprio veramente lasciato andare, mi sono identificato in un io crudele e ho fatto questa crudeltà. Siccome sono cazzi di miei, nel senso che sono io che poi porto a casa il mio rimorso, vivo tutto il lavoro che c'è dopo, poi se io considero che ogni evento che ci succede, se consideriamo Cosa questo, effetto? serve a te, ogni evento che ti succede serve a te, allora quella cosa che ho fatto ha avuto un effetto bomba su di me, internamente, e questa cosa in sé poteva avere utilità per il mio percorso iniziatico personale mio. Tu che da fuori mi vedi dici che crudele. Il giorno dopo mi rincontri, ti sei adesso aggiornato, quindi di me sai che sono anche uno capace di fare quelle crudeltà. Falso. Non sono capace di fare quelle crudeltà perché saremo capaci più o meno tutti. Diciamo che l'ho fatte. Solo che se tu ti sei fatto un'idea di me di quel tipo, quando parli con me, mi proietti addosso quest'idea. E in qualche modo mi istighi a farlo. Per dire in altri termini, quando noi ci facciamo un concetto di una persona e poi non lo lasciamo andare, questo concetto perché l'abbiamo giudicata, eccetera, la costringiamo a rimanere così e gli impediamo di cambiare, che è il contrario di quello che dovrebbe, della libertà che dovrebbe avere un gnostico. Quindi un gnostico, se c'è una cosa che deve avere la libertà di fare, è poter cambiare. Quindi all'interno di un gruppo, quella meccanica è quanto di più stupido si possa applicare, perché nel momento in cui io ti conosco da un giorno non so chi sei, allora ti tratto chissà perché siamo tutti gnostici, poi
il giorno dopo ti vedo, non lo so, pisciare contro un albero, siccome c'era lì della gente, secondo te è una cosa sconveniente da cafoni, lo gnostico non dovrebbe fare sta roba, abbassi il tuo concetto su di lui e il giorno dopo continui a proiettarglielo, anche ammettendo che lui l'abbia fatto in quel momento perché aveva un atto di esibizionismo, no? O menefreghismo, rancore nei confronti delle persone, che cosa ne vai a sapere perché? Che forme pensiero e tracce karmiche dietro c'erano perché lui aveva fatto questa cosa? Magari ha pisciato di fronte all'insegnante, perché lui odiava la sua insegnante delle scuole elementari, siccome c'era lì un insegnante delle scuole elementari che gli ricordava quella, ha pisciato contro l'albero. Tu che ne puoi sapere? Invece, continuando a vedere come uno che piscia contro l'albero, secondo il tuo concetto, non la sua verità del perché c'era l'insegnante, quella è una verità karmica sua che si analizza su lui, solo lui può farlo, io non posso. Quindi il mio giudizio è falso, è basato su niente, e continuando ad applicarglielo, in qualche modo non gli impedisco di uccidere quell'io. La traccia karmica è un io, quindi alla fine non gli impedisco di uccidere quell'io. Ed è l'ultima cosa che devono fare, non una delle ultime, non è proprio l'ultima. Nella relazione all'interno di un gruppo, la prima cosa da osservare per amore nei confronti degli altri è lasciarli liberi di fare quello che vogliono, senza giudicarli, in maniera che domani, secondo i loro tempi e i loro modi, possano lasciargli la libertà di cambiare. Non è che devono cambiare per forza. Ecco, adesso vediamo se piscia ancora contro l'albero. Ha pisciato ancora contro l'albero, allora è proprio stronzo. Cioè, non è che anche quella è una meccanica dell'io, vabbè, ti metto in sospensivo, intanto mi appunto qua che tu sei forse sei stronzo, eh? Poi il giorno dopo ha confermato che se... non funziona così, come non funziona così farsi un'idea sulle persone. E... osservarlo il giorno dopo, ad esempio, resettare quello che ha compiuto il giorno prima e riprenderlo come un evento nuovo, cioè la tavolozza ancora pulita, dovrebbe idealmente essere dovrebbe così. Teoricamente essere... cioè, anche non... che non è così semplice, cioè... No, per niente, soprattutto perché... il reset che sul computer funziona molto bene, nella psiche non molto. Cioè, quando noi formiamo un'impressione su una cosa, cancellarla è possibile, però devi cercare il punto zero, entrare e eliminarla. Ci può essere un lavoro sciamanico, ci può essere un teatro transpersonale, una qualsiasi cosa, può esserci una meditazione profonda sulla morte dell'io, ricapitolazione, retrospezione, ci sono delle metodiche che si possono applicare, ma sono complicate. Di solito la persona comune fa fatica a riuscire ad avere un buon risultato con queste cose, perché non è uno yogi, non è uno yogi non soltanto a parole, cioè nel senso non effettivamente non ha potere su di sé, non ha controllo, non ha concentrazione. Quindi eliminare la traccia dopo che l'hai fatta non è tanto semplice. Però è relativamente più semplice quando si inizia a fare il lavoro spirituale non produrne. Per non produrne, io dopo magari ti passo due testi che secondo me esprimono in forma esemplare. Quando trovo qualcuno che esprime una cosa in forma esemplare, mi sembra inutile dirlo con parole mie. Comunque sia, vabbè, in questo caso lo dico sotto un altro aspetto, cioè devi fermare l'impressione prima che entri. Per questo che prima da te... te è la persona che osservi, tu sei qui identificato nell'io e lo guardi e lo vedi con una forma, allora ti dico no, mettiti qua in maniera che puoi guardare l'interno di te e l'esterno che è lui, no? Ah, piacendo sulla mano, ce l'ho fatto anch'io qualche volta, quindi... sei fuori, vedi la dinamica, certo. Da questa posizione è anche quella posizione che Gurdjieff considera... non mi ricordo che espressione usa, comunque lui parla del meccanismo di produzione delle impressioni, che è questo, cioè tu sei identificato, lui fa una cosa, tu sulla base di come eri già fatto prima dell'io, di come eri fatto, dell'idea che ti eri già fatto delle cose, giudichi quella cosa in un modo o nell'altro, bello o brutto, ti piace o non ti piace, questo crea sempre attrazione e repulsione. Quando c'è attrazione e repulsione si forma un'impressione, un'altra, che può consolidare. Quindi un'impronta, immagina una mano nella plastilina, boom! Siccome è la mano nella plastilina, quando vedi una mano qua che si avvicina, tu la raddrizzi, lui in realtà è così, ma tu la raddrizzi, boom, un'altra impressione, e diventa sempre più profonda, l'io si rinforza. Il contrario, io ho un'impressione, questo tipo di persone fanno così, io vedo lo stesso tipo di persone che però mi sta aiutando. L'impressione si riduce, ma c'è ancora. Però se io continuassi a vedere sempre persone che in quel dato momento mi aiutano, col tempo l'impressione la rovescerei, la vedrei all'opposto, iniziare a considerare che tutte quelle persone sono brave. Quando si comportano così, sono brave. Cioè, si può
compensare, va e viene l'impressione. Infatti noi cambiamo, mutiamo l'opinione sulle cose, sulla gente. Tipica persona maniaca di chiesa fino a 18, 19 anni, 20 anni, poi si trova, passa una certa età, inizia un rovesciamento e inizia a vedere tutto l'opposto. E ci sono le meccaniche in questo senso, ma la posizione interna ti rende soggetto alle meccaniche, al condizionamento. La posizione invece neutra, cioè dove puoi vedere l'interno e vedere anche l'esterno, è un po' quella anche rappresentata come... faccio una faccia così si vede un po' meglio, che tu hai dentro qua le impressioni che si formano, qua faccio un albero per dire in qualche modo, la cosa che vedi dentro qui potrebbe crearsi un'impressione sbagliata dell'albero, qualcosa di tetro, perché a te il bosco ti fa paura, quindi è un'impressione che hai, che è la forza, ogni volta che vai nel bosco, un mamma il bosco, perché ti fa paura, repulsione, aumento l'impressione negativa del bosco, se sto qua identificato. No, mettiamoci qui, che non è nell'occhio, ma è una posizione prima che l'impressione venga elaborata, cioè prima che l'impressione vada a fondo e faccia boom, quando arrivi dice aspetta, questa cosa non è esattamente così come la vogliamo vedere, qual è la verità sulla cosa? Ti metti in una posizione neutra, per farlo ovviamente devi stare nel momento presente, quindi lo fai senza attivare attrazione e repulsione, uno stato più comodo, più spazioso. Uno stato di coscienza più spazioso, più ampio, dove non sei costretto a giudicare le cose e soprattutto ti accorgi se riesci a applicarlo e la visione in cui lo riesci a fare dal fatto che non ti logora, non vivi logorandoti nella spingere e tirare. Mi piace? Tiro? Non mi piace? Lo temo, non voglio? Lotto? Lo rifiuto? No, lo voglio tanto, mi piacerebbe, cavolo, a tutti i costi. Non, tiro, spingo, stress e tu stress e tiro, no? Perdi energia. Quindi il meccanismo di miglioramento di questo tipo di situazione spesso si basa un po' simile a quello che dicevo prima sulla selezione, dipende dalla persona, però è una pratica che funziona, cioè il senso di riuscire a creare una selezione della propria vita basata sull'osservazione ci potrebbe portare a far notare, a notare in noi che di queste attività logoranti che possiamo rilevare solo con l'autosservazione, perché un po' uno ci si autosserva, però penso che in qualche modo tu già sei in grado di fare una cosa del genere. Osservi, vedi che ci sono momenti e attività della tua vita, sotto forma di pensieri, emozioni e azioni, cioè ha a che fare con delle cose che fai sostanzialmente, qualcosa in cui sei coinvolto, alcune cose ti logorano di più e in qualche modo non ti servono. Per questo si dice che il 90% della nostra energia, e ritorniamo a quell'idea dell'energia che nasce da come l'hai usata e come la stai usando adesso, ecco, fermandoci all'ultimo, al terzo, come la stiamo usando adesso, noi la occupiamo, il 90% se non di più, della nostra energia nel 10% delle attività. E il 10% della rimanente dell'energia ci consente di fare un 90% di attività, quindi già riuscendo a ottimizzare, e questo è un senso del risparmio strategico, ottimizzare la nostra energia ci consentirebbe, anche se non abbiamo ancora eliminato l'io, non siamo ancora santi, di avere una marea di energia in esubero, disponibile. Attività logoranti possono essere sicuramente rimuginare sulle cose, rimuginare sulle persone, vedere film emozionalistici, anche fumare molto, bere molto o anche poco, non lo so, dipende dalla persona. Dipende anche dalla persona selezionarle, perché ci sono attività che sono logoranti da un verso, ma per altro senso ancora ci diciamo che sono parte del nostro equilibrio, quindi è inutile che andiamo a toccare proprio quelle. Bisogna identificare quali sono le attività più logoranti. Spesso può essere anche indugiare nei rimorsi o nelle preoccupazioni. Quanto tempo della nostra giornata io mi preoccupo della salute? Magari io poco, ma altre persone molto. Quanto tempo della mia giornata mi preoccupo di risolvere delle cose che ho creato prima, cioè mi preoccupo del passato fondamentalmente? Quante volte io mi preoccupo di evitare che delle cose succedano nel futuro?
quindi tento di mettere la mano avanti, pianifico. O su fatti che ti rosicano tanto, passati. O su cose che hai fatto che non ci puoi fare più niente, allora tenti in qualche modo istericamente di mettere pezze su cose che in realtà non esistono, di fatto non ci sono. Mi viene in mente anche il rapporto che c'è a volte tra persone, perché io sono divorziato, separato, non so, sposato, però sono separato, e questo è un tipico rapporto che lascia strascichi emozionali. Questi strascichi emozionali sono presenti anche quando tu non te ne accorgi, quindi a livello conscio non li vedi, ma a livello inconscio loro lavorano e ti modificano il modo di vedere le cose, portandoti anche proprio verso eventi e rifiutandone altri, per far sì che poi in qualche modo si possano esprimere. Nel buddismo Bon si parla di tracce karmiche, le impressioni sono chiamate tracce karmiche, e si dice che una traccia karmica c'è, per cui è lei la causa in realtà di quello che sta per succederti, però non si può manifestare se non c'è una situazione secondaria. Quando lo scenario secondario, cioè la cornice, è adatta, fa sì che succeda come succede per un seme, che i semi delle, per esempio, della Artemisia, che è una pianta infestante, fai fiorellini, semi molto piccoli, ma se tu guardi nei prati, c'è stato un giorno che cercavo l'Artemisia, dico, ma mi serve un po' l'Artemisia, volevo fare una tisana depurativa, non c'era l'Artemisia. Poi ti giri a volte e vedi lungo un fosso pieno di Artemisia. Perché? Perché ci sono caratteristiche chimiche di sicuro, fisiche anche, se passa l'aria, non passa l'aria, se è freddo o caldo, ma anche energetiche, che hanno a che fare con le piante che ci sono in quella zona e con altre caratteristiche che hanno a che fare col posto, elettricità, magnetismo, tantissime variabili, che fanno sì che quel seme, quella traccia karmica, possa svilupparsi e manifestarsi, oppure no. Quindi la situazione secondaria è un po' come la cornice entro il quale un seme può o no svilupparsi. Il seme c'è, ma a volte non germina. Non germina per un sacco di tempo e tu ignori ovviamente completamente di essere così. Quella è anche la situazione in cui si trova lo gnostico che fa il lavoro psicologico, perché a volte la situazione del gruppo lo chiude in un limbo ovattato dove non succede mai nulla. Quindi l'io non si possono manifestare, le tracce karmiche, la tradizione Bon è una tradizione che ha 17.000 anni. Infatti mi sono rimasto un po' abbacinato quando ho detto, perché mentre il Buddha, il Sakyamuni, mi pare che abbia 4.000 anni, una cosa così. 3.000 qualcosa. Ecco, il nostro Cristo ne ha 2.000 e qualcosa, e un Buddha di 17.000 anni fa mi sembrava molto arcaico. E a volte un lignaggio così antico ti mostra che l'uomo ha sempre voluto comprendere questo, e alcune persone, cioè in questi 17.000 anni, sono state macinate fantastilioni di esseri umani prima di noi, no? Siamo abbastanza irrilevanti, però allo stesso tempo c'è qualcosa che ci connette a questo, no? Lignaggio antico di persone che ci hanno preceduto, e onorevolmente, per onorare la loro memoria e per il fatto che alcuni di queste persone hanno ottenuto risultato comprendendo la cosa in questo modo, la traccia karmica si deve attivare. Se non si attiva non vuol dire che non c'è. Quindi il fatto di cambiare, perché l'io continuamente cerca di evitare le situazioni secondarie, cioè evitare quella persona che gli dà i nervi, il posto dove si sente a disagio, cerca solo cose di via. Sì, chiude dentro una limitata, ristretta cerchia di situazioni secondarie alle quali il proprio io reagiscono più o meno in maniera accettabile, mentre quelle situazioni secondarie alle quali il proprio io reagirebbero male, le evita. Fare il giro largo del tunnel, come dicevo prima, ci porta in quelle direzioni, ci porta inevitabilmente a fare cose, prima di tutto, che magari veramente non faremo perché non ci piacciono tanto, ci mettono un po' in difficoltà, ma questo ci aiuterà a vedere l'io. Quindi lo gnostico che quando vede l'io può, è contento di poterlo lavorare ed eliminare, in prima istanza di vederlo per capire se stesso, e poi eliminarlo, per lui è eccezionale questa cosa, perché come si muove fuori dal proprio ristretto ambito, tutto ciò che accade, se non lo guardi sotto l'ottica del sistema, ma quanti soldi hai, ma ti trattano bene, ti trattano male, se non lo guardi sotto quell'ottica materialistica qui, lì, qualsiasi evento può essere interessante.
moltissime situazioni. Andare in vacanza, devo andare per forza nel villaggio turistico dove mangio la pasta, ho l'assistenza sanitaria e il bambino me lo tiene nel baby club, per forza. Perché se invece vado in una situazione dove mi devo cimentare, che succede? Che le situazioni secondarie mi fa saltare fuori un sacco di mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace, mi piace. Non è che per caso mi torna utile? Ecco, come agnostico una persona può fare questa valutazione. Può, perché se non la fa alla fine forse in fondo non gli interessa cambiare, lavorare su di sé. Bene, quindi quella meccanica che ti dicevo, ecco, delle energie si basa sull'eliminazione, quando avevamo detto 90%, tanto per finire un discorso che se no non rimane bene, e 10%, io prima di tutto so che il 90% dell'energia mi si collega al 10% dell'attività e il 90% dell'attività mi si collega al 10% dell'energia, quindi io so che posso tenere buona gran parte delle cose che faccio di solito. Dentro questo potrebbero esserci anche aspetti che non necessariamente siano particolarmente positivi o sani o quello che vuoi. Se io sono abituato a bere 3 caffè, 4 caffè al giorno, posso decidere di includermi tra le attività logoranti, no? Tra le attività logoranti, dico, vabbè, io con questa cosa che bevo il caffè poi divento nervoso, mi infastidisco, mi fa male lo stomaco, mi brucia lo stomaco, eccetera, mi passa l'appetito, poi devo fumare per forza. Poi devo fare, e uno si rende conto che potrebbe essere tutta una serie di cose e decidere di sospenderlo. Perché quello che si può fare proprio è sospenderlo. E questa è un'imposizione, in effetti. Cioè, dal punto di vista dell'analisi dell'ego, non è che in sé produce un effetto perché ti elimina l'ego. Anzi, a volte lo tende un po' a reprimerlo. Però tu domini quella situazione, che non è tanto che tu ti impedisci, ti neghi, ti rifiuti di essere arrabbiato. No, ti rifiuti di prendere parte, per esempio, a un determinato tipo di consiglio di conversazione. Tu sai che parlando con questa persona prima o poi finiremo a litigare. Certo, in una certa misura posso eliminare l'ego se io vedo io che si arrabbia. Ma lo faccio? Perché se intanto non lo faccio è perché, l'abbiamo detto prima, posso fare solo ciò che il mio potere mi consente di fare. Se non ho abbastanza potere personale, non lo riesco a fare, infatti non lo faccio. Allora, senza fare il presuntuoso, io elimino quell'attività, perché è quella che mi mangia il 90% delle energie. Mi rifiuto di conversare di queste cose con questo tipo di persone. Quindi mi metto la scusa, una bugia pietosa, qualunque sì, tranquillo. Perché è un atto di strategia, non c'è giusto o sbagliato. Puoi anche far dire che non ci sei, non c'è problema. Noi dobbiamo avere, abbiamo uno scopo. Dobbiamo arrivare alla fine del nostro cammino. Non ce ne frega nulla del giudizio della morale pubblica. Chi se ne frega? Oltretutto, dal momento che tu ti metti in mezzo, come dicevamo, tra una persona e l'altra, tu sei più che ogni altra cosa, sei con lui. Quindi sei in uno stato di compassione, descritto appunto anche dalle tradizioni, che quel tipo di stato ti porta a sviluppare la compassione, perché quando tu sei con lui. Tu lo capisci, anche se lui rimanesse identificato e non venisse lì con te a chiacchierare, come dicevamo prima, comunque sia tu lo capisci, perché sei in una posizione che puoi vedere anche la sua dinamica, puoi vedere come ti stai comportando tu con lui, puoi dire certo che però se io mi comporto in questo modo, c'era qualcuno che alla conferenza tempo fa mi ha detto, ero arrabbiata con il mio ragazzo, no? Ero arrabbiata, ero triste, mi pare mi avesse detto, no? Ero triste e parlavo con il mio ragazzo al telefono. Lei mi stava dicendo una cosa, io non mi pare mi avesse detto, la stavo minimizzando perché non volevo dargli intendere che ero triste per questa cosa. E lei, mentre c'era sta cosa, si è scattata una foto col cellulare mentre parlava al telefono. Quando ho guardato la foto ho detto, ma non ero triste, ero incazzata. C'era la faccia incazzata. Che strano, cioè, pensavo di essere triste. Questo ti mostra che il punto esterno di autosservazione ti mostra come sei, anche se tu non pensi di essere così. Vuol dire che a volte tu dici una cosa a una persona, questo reagisce male, e tu ti incazzi. Dici, mamma mia, cavolo, non si può dire niente, io sono educato e tu ti incazzi. Sì, ma se tu ti guardavi da fuori, magari ti accorgevi che non gliel'hai detto da educato, gliel'hai detto velenoso, apposta per toccargli proprio il punto che lui sai che gli fa male. Facciamo scattare. Per forza che scattava. Quindi è una posizione che è molto più, se vuoi, pro-homo che non dal punto di vista dell'io, dove pieno di morale alla fine fa del male alla gente. Questa etica e questa morale è vecchia, è superata, veramente. Ha rotto i coglioni, se dovessi dire un'altra espressione, ha rotto generalmente le palle.
sono tanti che se ne stanno accorgendo in questo periodo. È ovvio che una nuova etica è basata su una non etica, cioè una etica aformale, non formale né antiformale, ma aformale, qualcosa che non richieda un concetto per dire se una cosa è giusta o sbagliata. Questo nuovo tipo di etica a questo punto necessariamente chiama uno stato tuo reale, cioè tu devi essere veramente buono per fare il buono, mentre l'etica vecchia ti consentiva di fare il buono anche se eri uno stronzo, era più comodo dal punto di vista dell'io. Invece questa nuova chiama la persona ad essere veramente ciò che dice di essere, e questo ovviamente fa un po' fatica a passare, no? Sì, però da qualche parte bisogna iniziare. Bene, salvo i tuoi commenti, io termino la lezione sull'energia. Ok. Sì, no, ritornando appunto a fatti che magari ti rosicano, oppure per vicende passate abbastanza frustranti o pesanti, niente, bisogna riuscire a dire ok, è passato, guardiamo avanti. E non ritornare neanche a sprecare energie al pensiero, cioè proprio accantonarla, metterla da parte. Penso. Una parte di te, l'io, in quanto io, vivrà sempre nel passato. E questa è una cosa che in qualche modo io devo dire che se non possiamo portarcelo dietro l'io, capisci? Se ci portiamo dietro qualcosa di quell'io, ci ricorderà tutto il resto. Infatti, cioè io non riesco a trovare la soluzione. Siccome io mi rendo conto di questo problema, però non riesco a rendermi conto di come posso affrontare il problema. Rifiutandolo o no? Rifiutandolo no, sopprimerlo è peggio. Vivi continuamente ossessionato dalla cosa. Quindi cos'è? Va accettato. Però accettandolo... Che chiaramente è un'accettazione, però... È un'accettazione, cioè, che a te dà fastidio e ti logora, quindi... Una cosa che uno può... come ci si deve comportare in... La mente, il problema, ti porta sempre al dissidio, mai alla soluzione, in questo ambito di cose, perché non è in grado, salta sempre... Appunto. La parte neutra, dondola sempre dal sì e no, e in mezzo non sta mai, quindi non vede mai la verità. L'escamotage sovramentale, in questi casi, che sembra funzionare, è tentare di collegarsi, per farlo però in qualche modo uno deve averlo provato, ma molti penso che abbiano provato questa cosa, a una caratteristica che è la cosa più simile che conosciamo a questo stato, è l'amore. E ho detto questo perché quando diciamo amore spesso comunque usiamo un'accezione, un significato che è più dell'io che dell'altro. Però questo stato che è un misto di gratitudine e amorevolezza intesa, immaginiamo l'affetto di un padre, l'affetto di un fratello. Come vuoi bene tu a un fratello? Come vuoi bene tu a un genitore? Come vuoi bene tu alla tua macchina, a un oggetto che ti piace? Come vuoi bene a una bella giornata quando la mattina ti aiuta ad alzarti? Tutte queste sensazioni, immaginiamo che sono tutte... simili in qualcosa, ecco, quella parte, quello è solo amore. Questo qui è anche una specie di energia, è qualcosa che tu puoi proiettare. Quindi nei confronti di questi scenari immaginativi che ci si formano nella mente, legati ai ricordi del passato, tu abbracci tutto, ami tutto. Amandolo non può più crearti un problema, perché anche come nella giornata quotidiana, anche se tu veramente riuscissi a provare un grande amore e affetto e darglielo a una persona che magari in quel momento è ostile, e tu veramente glielo dai, non è che ti abbassi e gli dai energia, perché a volte succede anche questo, no? E allora la persona si smoscia, come sorrisi e così, no, ma un amore reale, glielo dai, la persona perde il senso di quello che stava facendo. Quindi anche questi fantasmi, perché si parla di una relazione negativa che uno ha avuto con un problema che c'è stato con una persona, quando noi ripensiamo al problema, immaginiamo la persona, questo è un fantasma, non è la persona. Sì. La persona è là e magari sta bene e ne frega un tubo, tu ancora con quel fantasma hai un conflitto, un problema, eccetera. Come mi è capitato con un amico che gli avevo fatto una crudeltà e mi rendevo conto che dentro di me me lo immaginavo ancora che
Lui chissà come ce l'aveva con me. Quando l'ho incontrato, questo era tutto contento, perché poi in realtà quella crudeltà per lui era stata vissuta in tutt'altro modo. L'aveva stimolato. E posso dire viceversa anche per me. Cioè, anch'io nei confronti di un'altra persona, che da ragazzini era stato crudele con me, io non ho mai avuto con lui nessun tipo di rancore, perché mi sono reso conto che mi ha stimolato ad un livello quella situazione, perché io non ho prodotto rancore. In quel momento che mi ha fatto la crudeltà, io non ho detto che bastardo, lo ammazzerei. Non ho creato, non so perché, ma non ho creato una traccia karmica, non ho creato un'impressione. Mi è rimasto uno stato, mi ha migliorato, quindi non ce l'ho con lui, anzi. E questo ci mostra che l'idea che abbiamo noi delle cose è un sentimentalismo, non è vero. Quindi io prendo questi fantasmi, li riempio di amore, dandogli tutto l'amore, non ti posso dare più, quindi ti posso salutare, ciao. Capisci? Il senso è quello. Io ti do tutto quello che posso darti. E dandogli questo anche, nello stesso tempo, possiamo essere certi che se anche quella persona, che non è un fantasma, ma è la persona reale che è in giro vera, che noi non possiamo vedere, perché noi guardiamo il fantasma, ma in qualche modo se esiste una verità tra come vediamo questa e la persona, dando amore alla nostra icona è come se facessimo una fattura positiva. Invece dello spillone, noi la diamo d'amore. Quindi quella persona si sentirà un po' meglio, si sentirà in diritto di vivere, di essere felice, perché spesso quello che succede è un po' quello, cioè quando ci sono queste situazioni frustranti, conflittuali, soprattutto nelle coppie, sentimentali. Sì, no, soprattutto i rapporti poi andati a finire male, no? E quello alla fine. Sì, e si guardano solo i fantasmi e le cose che sono accadute spiacevoli. Poi magari ci si rifà un'altra vita, un'altra cosa, però intanto si ritorna indietro con la mente e si continua a rosicare di quel fantasma che ormai è una cosa passata, cioè. Sì, oltretutto, ecco, continuando a conservarlo così com'è, possiamo stare certi che lo stiamo bloccando, cioè, e in qualche modo stiamo impedendo alla persona di vivere. Un po' come un morto, che continuando a evocarlo con sentimentalismo sfegatato, sai che ci vanno anche i film, sì. Lascialo libero. Perché finché continui a quanto mi manchi, l'anima non se ne può andare. Ecco, immaginiamo in qualche modo che sia la stessa cosa. Libero la persona, come anche i figli, le mamme, il papà, quello che siano, che sono molto attaccati ai figli, che è un attaccamento emotivo del tipo se gli succede qualcosa muoio. A quel punto uno non ci può fare nulla, ma quando attua delle dinamiche educative, spesso le fa per sé, non per lui. Sì. Per proteggere sé, perché è una paura della Madonna, se ti fai male tu, muoio io. Quindi tu non esci, non esci di casa. E invece anche quello, ti lascio libero. Ogni giorno che passa, io l'ho goduto e ti porta anche a vivere e fare queste cose. Cioè applicare alla nostra idea del passato, scioglierlo. Quando ogni volta che ci riusciamo, scioglierlo, dandogli solo positivo, solo sì, solo sole, solo amore. Solo quello che di positivo c'è. E non lo so se c'era qualcosa tra di noi, se io dovevo essere arrabbiato, non mi interessa. Guarda, io faccio questa cosa perché così sto meglio, lo faccio per me. E ti lascio. E allo stesso tempo la persona ne ha un effetto positivo. E facendolo noi impariamo ad attuare questa cosa anche nella vita. Quindi nelle relazioni che poi andiamo a intraprendere, la persona diventa meno possessiva, fa di meno quel meccanismo che dicevo del padre, la madre, che siccome ha paura che soffrendo il figlio soffre lui, allora lo blocca. Lo facciamo meno, per cui se abbiamo un amico, siamo meno possessivi, se abbiamo un compagno, una compagna, siamo meno possessivi. Si instaurano rapporti meno pesanti dal punto di vista delle tracce karmiche, che non continuano a produrne, perché il nostro scopo è non produrne. Infatti. Iniziamo a non produrne, accumuliamo energia, togliamo le cose logoranti dalla nostra vita. Tutta l'energia che aumenta ci mette in condizione di avere più potere, per cui puoi eliminare più cose e iniziare anche a avere il potere di uccidere Dio, quindi eliminare anche le tracce karmiche vecchie. Cosa importantissima. Sì, perché sono due processi che uno si è rivolto da qui in avanti, l'altro è da qui indietro. Infatti il karma yoga è fondamentalmente inizia con non produrre nuovi effetti negativi, no? O causa-effetto, io non voglio più produrre effetti. Quindi retto pensare, retta emozione, retta azione, tutta la via dello duplice sentiero. E l'altro lavoro però è eliminare le tracce del passato, che quello è anche un pochino più complicato.
E se io sono cresciuto in un tempio, forse tibetano, di un certo tipo, può darsi che non ne abbia molte di tracce karmiche del passato. Ma quando uno si è fatto una vita e è arrivato a 35-40 anni, diciamo che le tracce karmiche ne hanno una bella secchiata. Sì, c'è anche gli armadi, dice, guarda, vivo in un monolocale ma ho due stanze piene di scheletri. Decisamente. E questo qua è la cosa interessante. Tutto questo. Mm. Adesso facciamo quella cosa che ti dicevo. Sì. Vai, dammi qua. Sì, grazie. Sembra una bella faccia. Sì, decisamente.